Allora, cipollini, siamo qua, siamo alla... alle ultime battute. Allora, buttiamo giù il sale. Ok. Buono. Ok. Diamo una controllatina al velo. Allora, io fino adesso non l'ho mai controllato, ma perché è un impasto semplice questo da fare, non è come un panettone un po' più complicato, molto semplice, e dovrebbe essere abbastanza semplice per tutti. Allora, andiamo a controllare. Aspetta che io devo fare... ok, volevo ungermi, ecco, un attimo le mani. Allora, c'è, bella. Ok, non facciamo un velo estremo perché non ha senso. Bella, è una bella maglia, c'è una bella corda, va bene? Quindi adesso potremmo andare ad inserire già i ananas, la fine del cocco che avevamo tenuto, che avevo tenuto da parte, e la cioccolata bianca. Allora, a questo fondo si mette al minimo, altrimenti andiamo a mandare a donnette di faccia, di costumi, tutto il lavoro che abbiamo fatto. Buttiamo giù tutto. Ok. Guardate, perché se mi cade fuori, ma ne sentite in diretta che... Mi sente anche la vicina di casa? Sì, che profumo, mi sembra di sentire profumo di pina colada. Sì, effettivamente c'è ananas, c'è cocco. Ok, perfetto. Niente, adesso aspettiamo un attimino che lo prenda per bene. Poi lo prendiamo, lo sbattiamo sul tavolo, gli diamo due o tre sberle e poi lo mettiamo a fare la nanna fino a domani. Però né al caldo né al freddo, adesso che ancora si sta bene, direi sul balcone. Ok, così non mi va a lievitare subito, perché insomma un attimino si deve pure maturare sto ragazzo, no? Perché abbiamo usato una farina tosta. Allora, aspettate un attimo che gli diamo una mossa. Mossa, nanina, nina, nina. Ai, se ci pego, ai, se ci pego. Allora, va bon. Aspettate, portate pazienza. Andiamo avanti. Ok. Un pochettino. Un altro po', perché così diamo una mano, perché l'ananas è un bastardo, si attacca alla vasca. E allora noi, che siamo studiati, andiamo ad aiutare il nostro impasto e l'ananas se la va a pigliare nel secchio. Ripartiamo. Ok, secondo me siamo a bolla. Adesso prendo, butto sul tavolo, chiudo e metto via. Ci vediamo tra un attimo. Ciao!